Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Brando non è ancora pronto a scegliere. Beatrice gli manda un messaggio tramite social, l'immagine del post non lascia dubbi. Brando, l'attuale tronista di Uomini e Donne, non è ancora pronto per scegliere. Diviso tra Beatrice e Raffaella, il giovane non ha le idee chiare e questo sta cominciando ad infastidire le corteggiatrici. Da settembre sul trono, ha conosciuto diverse ragazze e solo da qualche settimana ha concentrato il suo interesse sulle due che gli hanno manifestato attenzione. Raffaella e Beatrice sono molto differenti tra loro, la prima più pacata e tranquilla, ma comunque determinata, e la seconda più irascibile e meno propensa a darsi in modo totale. In ogni esterna Brando ha cercato di avvicinarsi sempre di più alle due ragazze. Ha carpito alcuni dettagli del loro privato ma a quanto pare non ha ancora compreso chi gli interessa maggiormente. In studio ha più volte dichiarato che gli manca quel quid in più per fare la sua scelta. È incerto e insicuro su entrambe. Le due corteggiatrici hanno invece manifestato la loro delusione, sono stanche di aspettare e sperano che presto Brando prenda una decisione. Desiderano porre fine ad una situazione che è diventata pesante. Così mentre il giovane tentenna, prende tempo e cerca di giustificare la sua non scelta, Beatrice non manca di mandare messaggi indiretti al tronista. In queste ore la corteggiatrice, che in studio non ha raccolto grandi consensi, ha condiviso una storia che sembra essere rivolta proprio a Brando. Un'immagine accompagnata da una didascalia che non lascia dubbi in merito. Il post ha ricevuto tanti commenti e like, sono molti i fans che sostengono Beatrice e che apprezzano la sua sincerità e trasparenza, anche se in alcune occasioni è apparsa scomoda. Uomini e donne, Beatrice, preferisco rimanere me stesso. Non sto cercando di piacere a nessuno. Preferisco rimanere me stesso. Questa la didascalia che accompagna il post dove appaiono degli uomini tutti vestiti di bianco e uno di nero. Sembrerebbe che la corteggiatrice non abbia nessuna intenzione di omologarsi solo per piacere agli altri. Resta se stessa. Il messaggio pare essere rivolto a Brando, che in più occasioni ha messo in evidenza alcuni lati non accondiscendenti del suo carattere. In studio Beatrice ha più volte litigato con Tina Cipollari, che l'ha definita una ragazza viziata e egoista. Le due si sono scontrate e la corteggiatrice ha difeso il suo modo di essere, acquisito anche in seguito ad esperienze di vita non facili.